Andiamo, stelline, un'altra bella avventura ci aspetta quest'oggi. Dai, su ragazzi, ma con una giornata così, ditemi come caspiterina si fa a rimanere a casa, per diamine! Questa piccola bestia la devo utilizzare o no? Oh, comunque queste capra alla Six, cioè sull'asfalto fanno paura, ma io non sono un manico, eh? Allora, non so se lo vedete? Sì, lo vedete. E ho comprato un Android perché Nicola mi ha detto, Federico Osmand va meglio su Android, quindi ho comprato uno Xiaomi, Redmi, qualcosa. E ho installato questa applicazione che è un launcher che si chiama Drive Dashboard Launcher, una roba del genere, dove posso, come dire, ho tutte le funzioni del navigatore, chilometri, orario, tutte a portata di schermo, sempre acceso. E devo dire che lo sto provando adesso e sembra anche abbastanza comodo, mentre qua l'iPhone è qua. Ovviamente tutti i supporti della Quadlock, mi hanno mai tradito e io non penso di tradire loro. Assurdo con quale facilità a queste parti si possono trovare delle belle stradine come piacciono a noi. Minchia. Allora io dovrei aprire quel cancello. Ah, da qua. Siamo sicuri? Ricordiamo ancora. Aspetta, ci ricordiamo intanto di disattivare questo. La ripida! Bella! E lei, e lei! Ambe! Bene Federico, bene! Wow! Continuiamo, no? Madonna! Qua! Ragazzi, qui da montare la tenda! Me lo salvo subito questo posto! Che figata, mi metti qua, cucini la sera, la mattina ti svegli! Bam! Chi si è visto, si è visto! Super Rock! Super Rock! Let's go! Maronna! Quasi di pace! Cadi. No, non cadi. Cadi. Cioè, hanno fatto un cavalletto di merda questi qua. Va bene, tu hai fatto il tuo lavoro. Perché ci sono tanti altri posti da scoprire. Ah, tu, Ista, sei fantastica. Tu, piccolina, quanto brava sei. Poi con queste gomme. E qua cosa c'è? La capanna degli uomini primitivi. Vediamo, proviamo a salire. 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'è nessuno? Salve, molto lieto Federico. Signore, grazie per i regali che ci fai quando possiamo uscire in moto. La ringrazio. Veramente gentilissimo regalarci e donarci questo spettacolo della natura che si può vedere a intermittenza, dipende un po' dalla zona della regione, però è bello. Assurdo come le gomme con la pressione giusta possano cambiare radicalmente, mamma mia, la moto. Diciamo che ho ancora un po' di problemi nelle discese con il briciolino e i sassi. Dobbiamo migliorare le curve. Cioè io ho fatto questa parte poco fa, ma che era brutta come la fame. Guarda, guarda, guarda. Questa situazione è non guardare la merda che hai sotto, ma guardare la via d'uscita. Ta-da! Qua chiudiamo tutto, facciamo i civili e ce ne andiamo. Lasciate lo sterrato, riprendiamo un po' l'asfaltone. Ehi, guardate che giocattolo.
E niente, ho trovato quest'altra strada. Che fanno da voi fare? No, pietre, pietre ovunque. Mamma, mamma mia. Godibile, godibile qua. Oh, mia cara terra, dove sei stata? No, no, no. C'è un lucchetto grosso quanto me. Abbastanza dritto. E si viaggia. Vabbè, prendiamo di qua. Cambiamo marcia. Senza frizione. Come i pro. Però poi andiamo a 2 km orari. Vai piccola stella. Ehi, ehi, ehi. Brava scimmietta, brava gazzellina, mi stai spaccando tutto quello che dovevi spaccarmi. GoPro, Insta. Però almeno mi stai dando tante piccole soddisfazioni. Ho visto troppa Dakar, ho visto troppa Dakar. Stranamente sto facendo meno fatica del solito. No, 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 no. Voglio scoprire posti nuovi. Facciamo così. Lo posiamo accuratamente. Ne usciamo prima che ci sparano. Parcheggiamo accuratamente il nostro mezzo. Torniamo al cancello. Ovviamente senza chiuderci dentro. E poi? Poi c'è qua. Poi c'è. E poi c'è questo. Tac. Come nuovo. Questa è molto ripida. Questa è molto ripida, Federico. Fa cazzate. Ho rotto lo stabilizzatore dell'iPhone perché come un coglione mi sono dimenticato di mettere il bumper qui. E praticamente... togliamo lo zaino, togliamo quest'altra imbracatura. Madonna come si sta bene. Ragazzi, è bello, è fottutamente bello fare queste strade così. Fortunatamente non sono tanto impegnative, però almeno adesso riesco a capire un po' come ci si comporta e come si comporta la moto in queste strade. E poi il panorama, mi tocca farvelo vedere col drone. Tanto mi sto sciogliendo. Tutto il golfo di Policastro, miei cari. Non può chiedere di più. Una giornata così. Un po' di compagnia, ecco. Quello che in questo momento mi farebbe piacere è un po' di compagnia in questi giri, che sono giri abbastanza tranquilli,